Ben ritrovati da Bocca di Falco, tifosi rosanera. 2 giorni dalla sfida contro la Roma, per il Palermo è tempo di provare schemi e situazioni di gioco in vista della sfida contro la formazione di Luis Enrique. Cosa che avviene questa mattina qui a Bocca di Falco: la formazione di Mangia ha iniziato la seduta con del lavoro atletico svolto dietro la porta destra al terreno di gioco dell'impianto di Bocca di Falco, in particolare lavoro atletico con la tecnica del serpentone, squadra rosanero divisa in 3 gruppi che tendevano a incrociarsi fra loro nel corso degli esercizi, quindi delle partite a tema per il gruppo rosanero e infine la classica partita finale in porzione ridotta del campo. Per quanto riguarda il notiziario, ottime notizie per Luca Di Matteo: da questa mattina il numero 22 rosanero è in gruppo e dunque ha lavorato con il resto dei compagni. Adesso andiamo a vedere la seduta dei rosanero.